perfetto, un altro componente è stato acquisito e siamo al penultimo livello. Abbiamo fatto papà, mamma, ci manca solamente Vicky. Vicky Strike Back. Guardala là. Ma a parte che adesso si è seduta lei dopo che papà se n'è andato. Che suono. Now what? Timmy Turner, if this is some stupid game, I'll make you scrub the bathroom with a toothbrush while wearing a dress. And I'll take pictures! What is the matter? Scusami. Almost evil space queen. Huh? You're that foreign exchange student from Europe. Am I in Europe? You are within your very own humongous and gargantuan space palace, the seat of your universal empire, from which diventata you rule absolutely everything. Really? Cool. Correction, nearly everything, Empress Vicky. Only one tiny planet resists. La Terra, quanto ci fai? The planet Earth. It is time. Begin charging your invincible babysitter ray. Okay. Only one hero is capable of saving the Earth from Space Empress Vicky's dastardly babysitter ray. And that hero is... Crash Nebula! Ah no, io? Vabbè. Questo, come anche per il livello precedente, è totalmente nuovo. Non ho idea di cosa si farà qui. Scopriamolo! Well, here we are on Vicky's evil planet, light years away from home. Well, at least you're dressed for it. Light clothing is vital in space. It can be chilly. Ah beh. Yes, thanks for the crash suit, guys. But now what? Ma non era... Ah sì, è Crash, è vero. L'altro era Crimson. Che stupido. Weird TV magic has made this space show into reality. And Vicky has been cast as a villain. Which is kind of appropriate. Giustamente. And Timmy has seen plenty of space shows on TV, right? I love space shows. Pow, pow, pew, scum. So you know exactly what to do. Dust? Eat protein cubes. Beam up. Beam down. Get messy in trash compactors. Make noises. And head for the space palace. Gee, thanks for the help, Cosmo. It all sounds so straightforward now. Giustamente, tutto dritto per dritto, Timmy. E eccoci qua. La gravità è normale. Non abbiamo giustamente nessun tipo di potenziamento per ora. He only has short legs. Ma dai. Giustamente. È un piccolo passo per Timmy, ma è perché ha le gambe corte. Ecco. Oh, cavolo. Sembra che la gravità in realtà sia diversa, ma in realtà è identica a tutti gli altri livelli. È solo una mia impressione. Quello è un nemico, sì. A parte tutte ste monete sparpagliate mi urtano. Mi urtano la sensibilità perché è palese che... Ormai, guarda, non ci sto neanche più pensando a prenderle tutte, ma mi urta il fatto che siamo partiti a cannone con i primi livelli, che tutte le abbiamo trovate, e adesso questi ultimi livelli stiamo andando veramente alla disfatta più totale. Poi sto radar fa schifo a livello di qualità, non si capisce nulla. Però perlomeno se lo guardi proprio e strizzi bene gli occhi, più o meno capisci che ti mancano alcune monete, per carità. Però diciamo che tanto meglio non averlo. Cioè, sincero. Allora, andiamo a uccidere il nostro primo robot. Ecco, fatto. Ovviamente di qua non si passa perché sarà sicuramente chiuso. Dobbiamo trovare modo di salire. Dobbiamo riuscire a trovare già le stelline, ma non le vedo. Io intanto inizio la mia scalata verso il milione. Eccoci qua. Uno, due. Ecco fatto. Sono un po' alti e anche un filo distanti questi, eh. Tanto sinceramente mi frega poco avere un'altra vita in più. Mi fregherebbe di più avere anche l'ultimo potenziamento del radar, nonostante non è che mi serva chissà cosa. Perlomeno ce l'avremmo. Oh, ecco fatto. Con un po' di salti ben messi siamo riusciti a passare. Perfetto.
Non che fosse utile, ma va bene. Sono sicuro che uno dei potenziamenti sarà qualcosa per il salto, come per il livello quello lì di Crimson Mentone. Sì, ma il volume è un po' troppo alto. Ovviamente. Sì, e dobbiamo scendere? No. Diciamo di no. Ok, sì, avranno anche delle entrate segrete nascoste. Dove? Ah, ma si può entrare allora. E io che mi pensavo che dovessi trovare veramente un'entrata. We're inside Mickey's evil space palace. That's great. Why are we here? Well, we really just want the moon calf milk that Mickey stole. But while we're here, we may as well foil the dastardly plan. Già che siamo qui facciamo un po' di casino. Giustamente, sono d'accordo con Timmy io. Raggi della morte. Allora, io intanto mi prendo la stellina e i soldi senza farmi col piede laserone. Ecco, fatto. Wow, lasers! Did that hurt? It should have. Ecco fatto, volevo farmi evitare di colpire, ma ehi, va bene così. Quindi intanto iniziamo a fare già un salvataggio, giusto per sicurezza. Sento la presenza di un'altra stellina, ma ovviamente non la vedo. Ah, sono dei teletrasporti questi. Ah, hai capito. Ti giuro che non l'avevo capito che erano dei teletrasporti. Pensavo che erano, boh, delle lastre di metallo e basta io. Vieni qua, stellina. Brava che non hai fatto resistenza. Saliamo sulla piattaforma verde. Ed ecco l'altra stellina che... Allora, ora te ne rimani ferma lì finché io non arrivo, va bene? Ecco fatto. It's wish time. Now we can make one of your crash suits gizmos work. What'll it be? Protein cube insertion unit, in helmets around sound stereo, microwave boot warmer. Ma dai. There's one thing that every space hero needs, guys. Un jetpack, ovviamente. Oh, good choice. Wow, my devo tenere premuto X, immagino. When you activate the jetpack, it'll swoosh you up in the air for a little while. Ottimo. Come ogni supereroe, c'è sempre un potenziamento per il volo. Nel caso di Crimson Mentone era un elicottero. Nel caso di Crash Nebula è un jetpack che mi fa saltare in alto. Almeno la cosa buona è che posso andare nella direzione che voglio. Ergo, ora torniamo fuori. Ahia, che dolore. E ci andiamo già a prendere tutte le monete che abbiamo mancato. Ad esempio, qui c'è un pacchetto regalo. Ecco fatto, pelo pelo, ma ce l'abbiamo fatta. Sticker? No, soldini. Vabbè, meglio di nulla. Quindi, uno, due, e riproviamo. No, troppo lontano. Ci vorrà un altro potenziamento? È probabile. Saltiamo anche su quest'altro raggio mortale. Eccoci qua. E prendiamo altre monetine. Lì c'è anche un nemico con un pacchetto. Però ste distanze così grandi mi fanno pensare che ci vorrà un altro potenziamento. Anche per l'altro pacchetto mi sa che... Ah no, beh, ce l'abbiamo fatta forse pelo. Forse perché abbiamo fatto giusto giusto il salto preciso, non in questo caso, esatto. Vediamo, sticker. Secondo me è uno sticker. No, è un pezzo di quadrifoglio. Benissimo. Ci manca solo quel pacchetto. Ci manca solo quel pacchetto, ma non riesco ad arrivarci per ora. E ora che abbiamo il jetpack, possiamo passare. Ecco fatto. Eccoci qua. Ulla, hai evitato il mio attacco. È stato molto bravo, ma non abbastanza. Però mi infastidisce quell'ultima cesta che abbiamo lasciato là. So che probabilmente dovrò solo aspettare, però. Timmy Softcore? No, I remember. It's Eugonium. I saw a smell-o-vision special on the Weird Science Channel. Ok. It's not found on Earth. It's a gas that becomes solid when exposed to gamma rays. It
looks like that's okay. But we shouldn't go down there until we make a wish, Timmy. Fammi indovinare, il prossimo potenziamento farà diventare il gas solido. Ehi, perché non ho schiacciato? Che culo. Che culo. Però qua dobbiamo fare attenzione al raggio laser. Ovviamente. Intanto facciamo il giro un po' più lungo per prendere le monete. Ok, però perlomeno sono finito qui, dai. Ma scusami. Oh no, avrò perso tutte le vite. Vabbè, non importa. L'importante è che riappariamo nei posti giusti. Quindi, ora, ecco fatto. Il giro lungo sarà stato anche più lungo, ma perlomeno la prima stellina l'abbiamo presa. Allora, abbiamo due stanze. Questo vuol dire che molto probabilmente una stellina era qui sulle piattaforme. Le altre due saranno nascoste qua dentro. A quanto pare no. Ah no, invece si doveva solo ricaricare, perfetto. Dai. Forse è una volta che riesco a prenderli al primo colpo. Vediamo. Among Us. Sus. Noi che sappiamo queste cose, è una roba da maschi. Allora, intanto fammi vedere. Scusami. Quella è una foto di Vicky, o no? Quella è una foto di Mark, si chiamava, credo. Però c'è anche un robottino. Ecco, fatto. Ma se mi avvicino qui, crepo? Ok, l'importante è non scoprirlo in realtà. Quello che noi dobbiamo fare è farci strada su queste piccole piattaformine, un po' anche fastidiose da salire. Ecco fatto, perché sono piccine piccine picciò. Allora, dobbiamo scendere. Che tra l'altro ci sono anche delle frecce come per dire: guarda che devi passare di qua. Se non passi di qua sei un cretino. Non so come fai a stare ad andare avanti. Però, bravo. E quella è la nostra direzione. Perfetto, però prima prendiamoci anche le altre monete che ci sono da questo lato. Ecco qua, bravissimo Timmy. Vediamo se c'è qualcos'altro di nascosto. Sì, ci sono altre monete di qua. Ecco fatto. Sì che era il percorso dall'altro lato, niente più niente meno. E ora possiamo risalire. Eccoci qua. Vediamo cosa c'è da questa parte. Sento il rumore di una stellina. Questo vuol dire che è vicina. Ah, ma questo gira. Attenzione, ok. Allora, dobbiamo trovare il punto giusto. Ecco fatto. E dobbiamo trovare i punti giusti dove ci sono le monete. Io intanto sto fermo e mi faccio il giro, faccio prima. Però da questo lato c'è un pacchetto. Come ci arrivo al pacchetto? Posso salire qui? No, credo proprio di no. Questo vuol dire 1, 2. Salto suicida. Mamma mia. Alien Guard. Ok, per un attimo ho pensato che sarei caduto. Ed è probabile che succederà. È probabile che cadremo. Non ho idea di come io debba salire. Credo in questo modo. Anche perché... ah, c'era un buco qua sopra. Vabbè, chi ci ha pensato? Ecco, fatto. Vieni qua, piattaforma. Aspetta. Maledetta, vieni qui, bravissima. Saliamo al piano di sopra. Saliamo al piano di sopra con la prossima piattaforma. Eccoci qua. Ed infine saliamo all'ultimo piano. Eccoci qua. C'è un alieno qua dentro che probabilmente non ci guarderà neanche. Con la bocca aperta. Non posso entrare ad ucciderlo, ovviamente no. Con la bocca aperta. 1, 2. Ovviamente c'è il carburante anche in questa occasione. E ci prendiamo la stellina. Sono sicuro che però all'andata non funzionasse questo teletrasporto. Guarda, ne sono abbastanza sicuro. E ora si va nell'altra porticina. Ecco fatto. Quindi, apriti. Niente robottini a questo giro dentro il corridoio. Peccato. E
qui? Strange place. What is it for? My TV shows don't deceive me. This is a transporter hub. No, Cosmo, but we do need to collect that wish time. Certo. È un grande grosso buco. Quindi intanto io inizierei ad uccidere i robot. Ecco fatto uno. Vediamo se posso salire qua. Cosa c'è? Ok, c'è un regalo. Ottimo. Con dentro 5 monete. Niente eccezionale, ma si colleziona. Uccidiamo l'altro robottino. Ecco fatto. Grazie delle monetine. Vieni, grazie. E ora vediamo. Aspetta che questi cadono giù. Se ci stai troppo. Uno, due. Ecco fatto. Dove devo andare? Di qua. Uno, due. Ah, ma si muovono. Ok, per fortuna ci siamo arrivati. Saliamo di sopra. Eccoci qua. Allora, lì c'è del carburante che ci fa andare da quella parte. Però qua si sale ancora. Questo vuol dire che lì dentro ci sarà probabilmente un altro pacchetto? Scopriamolo subito. Secondo me sì, e anche un robot. Ecco fatto, grazie. Bene, bene, abbiamo già trovato le altre due parti del quadrifoglio e abbiamo ottenuto una vita intera. Guarda, non c'è nulla di cui lamentarsi a questo giro. Ora, per salire, le piattaforme sono qui nel centro e sono tutte più vicine e piccoline. Oddio, stavo per cadere perché non aveva preso bene l'input. Ok, questo vuol dire che la prossima piattaforma è proprio questa qui. Ottimo, aspettiamo un attimo. Quindi, 1, 2 e via. Perfetto. Monete, ovviamente, come al solito. E qua c'è un altro carburante. Qua c'è un'altra torre. Il che mi fa pensare che un altro segreto si è nascosto là dentro. Però mi sembra un po' troppo lontano quello. Questo mi sembra un po' troppo lontano. Però intanto saliamo qua nel centro. Ah, però aspetta, magari. Aspetta, ecco fatto. Ok, non era dove credevo fosse, però perlomeno. Ah beh, aspetta, forse ci arriviamo di lì. Ma scendendo, se facciamo i salti nei giusti posti, secondo me da questa parte a lì ci arriviamo. Secondo me, adesso vediamo. Altra stellina, perfetto. Dobbiamo usare un raggio laser. That's right. If I remember correctly, and it would be a first, gamma rays make Yugonium become solid. That's good. Of course. You can't walk on a Yugonium floor. Giustamente. Okay then. I wish for gamma rays. One bucket of gamma rays coming up. That doesn't sound safe. I have a better idea. Oh no. Wow, you modified my suit to give off gamma rays when I wanted to. Vabbè, anche quello è giusto. Inside the suit will protect you from side effects and traces of nuts. Good thing fairies aren't affected by harmful radiation. That's why we don't tan. Beh, cioè, quindi in sostanza sono diventato io radioattivo. Benissimo, guarda. Perlomeno siamo al sicuro, no? Uno, due. Proviamo. Ah, Jimmy, dove sei? Ok, non so se fosse contato che io facessi questa cosa, ma ce l'abbiamo fatta e c'era un altro sticker con Crash Nebula. Quindi in sostanza qui ci si poteva arrivare. Non so bene come, ma a questo punto l'importante è che siamo arrivati, no? Il problema adesso è un altro, che devo rifarmi tutto il giro per arrivare all'uscita. Per fortuna le piattaforme che girano ci aiutano in questo processo. E direi che ora che abbiamo ottenuto il nostro secondo potenziamento, tutta la visuale fa schifo come l'altra volta. E ci facciamo un salvataggio.